500 città nell'Unione Europea, la notte dei ricercatori vede anche Siena tra le protagoniste toscane. 220 ricercatori delle varie facoltà umanistiche e scientifiche per 80 eventi, sparsi lungo la città del Palio. In Piazza del Campo si punta dritto il telescopio verso il sole o si sperimenta in miniatura un aquilone sottomarino. Il modello originale ha un'apertura alare di 15 metri. È un sistema innovativo per produrre energie alternative grazie alle correnti degli oceani e non solo. Può alimentare fino a 100 famiglie, che è una cosa, appunto, un'applicazione molto molto interessante, soprattutto per le nostre piccole isole. Stiamo andando a cercare posti mirati, molto mirati, anche nelle coste toscane, per andare a vedere se ci sono possibilità di utilizzo di questo tipo di tecnologie.